parlare in 8 minuti, tenterò di fare qualche commento sul concetto di nuova strategia euromediterranea. In che senso è necessario avere una nuova e cosa può essere questa nuova strategia? Il contesto generale è posizione mezzogiorno in due contesti profondamente mutati. L'Europa, dal canto suo, dal 1992, ha cessato di essere una comunità per diventare un'unione di mercato. E questo cambiamento profondo dell'Europa detta unita, che diventa semplicemente un mercato unificato, ancora con grandi disuguaglianze e asimmetrie, ha spostato l'asse gravitazionale della storia del Mezzogiorno e dell'Europa verso il nord dell'Europa. Il Mezzogiorno è diventato ancora di più un territorio periferico dell'Europa e questo è molto importante da valutare perché significa che una delle conseguenze di significato strategico per il Mezzogiorno è di tentare di non mantenere il Mezzogiorno in questa situazione di dipendenza economica, politica e di periferizzazione, che non significa una cosa molto facile. Dall'altro lato, bisogna dire che anche il Mediterraneo non è più un campo gravitazionale in cui il Mezzogiorno, anche grazie all'Italia e all'Europa, poteva giocare qualcosa. Il Mediterraneo è spappolato dopo il tentativo dell'Unione per il Mediterraneo del 2008, imposto semplicemente con una specie di schizzo della Francia di Sarkozy di fare qualcosa. L'Unione per il Mediterraneo è fallita, esiste ancora, però il Mediterraneo non è più un campo gravitazionale per il Mezzogiorno sicuro, anzi è pieno di incertezza. Dopo il 2008, la creazione dell'Unione Mediterranea, nel 2011 noi abbiamo bombardato la Libia e addirittura gli Stati Uniti l'avevano chiamato El Dorado Canyon, l'intervento dell'Occidente, dell'Europa, degli Stati Uniti in Libia. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione dove i campi gravitazionali di scelta per il Mediterraneo sono stati o cambiati o spappolati. Ed è lì che allora mi sembra che si debba riflettere su quali cammini intraprendere. E io ne proporrei quattro. Il primo cammino mi sembra che sia quello di definire il Mezzogiorno vuole liberarsi ed è capace di farlo, vuole liberarsi dalla sottomissione, dipendenza economica e politica totale dell'Europa, quale oggi è. Ha una politica il Mezzogiorno, le forze politiche del Mezzogiorno sono capaci di elaborare una strategia nuova, comune. Ne dubito, anche se è importante invece cercare di andare avanti in questo cammino. Il secondo cammino per una strategia euromediterranea è di sviluppare una capacità di rincantamento del Mediterraneo. Il Mediterraneo non parla più a nessuno. Il Mediterraneo non è nei giovani delle nuove generazioni, boh, il Mediterraneo non incanta nessuno, come oramai nemmeno l'Europa incanta. Non si può voler bene all'Europa, come non si può voler bene al Mediterraneo oggi. Anzi, è tutto un lavoro, un secondo cammino particolarmente difficile da intraprendere, ma è necessario rincantare il Mediterraneo, di farne un oggetto di un obiettivo. Il terzo elemento è quello di dire che se vogliamo il Mezzogiorno a giocare un ruolo anche di promotore di una novità, vedo frattempo che Lilia Ghanem è là, la saluto affettuosamente, la Lilia, la ringrazio di essere lì con noi. Il terzo campo è quello relativo ai beni comuni e l'acqua, che oramai è diventata un bene privato assolutamente abbandonato alle mani del commercio, dell'economia privata e della finanza, può essere uno strumento di rincantamento del Mediterraneo attraverso una politica, per l'appunto, che con l'esplosione della siccità non solo in Italia, ma
addirittura in tutto il resto del mondo, che fino non avevano ancora, non avevano mai sperimentato siccità, diventa il quarto cammino per una nuova strategia del Mediterraneo, è per l'appunto le istituzioni democratiche. E noi siamo ancora ben lontani a livello del Mediterraneo, dell'Europa dalla democrazia. Per cui di fronte a questi quattro cammini, come ricostruire o come inventare una democrazia a livello mediterraneo, credo che vorrei sottolineare l'importanza dell'iniziativa presa dagli amici della Sicilia e della Sardegna, anche con l'aiuto importante di Lilia Ghanem dal punto di vista degli altri paesi, sulla Convenzione per i diritti universali nel Mediterraneo. Più di 100 persone hanno firmato questa convenzione, che ha un grande valore simbolico, pratico, perché non è una convenzione che si propone di fare agli stati. È una convenzione di decisione da parte dei cittadini stessi di iniziare il processo di realizzare certi obiettivi. Questo è molto importante rispetto ai primi commenti che ho fatto, perché questo significa che i sei cittadini, e non solo nel Mediterraneo, vogliono riconquistare la capacità di produzione e di autonomia del futuro, devono essere cittadini, non possono più aspettare che siano gli stati. Gli stati, sfortunatamente, anche gli stati basati sulla democrazia rappresentativa, non sono più lo strumento più importante, anche se restano estremamente potenti. Lo strumento più importante è la costruzione di un nuovo mondo, di una nuova società. Sono diventati un ostacolo. E per questo una delle prime proposte che la Convenzione dei diritti del Mediterraneo ha posto il problema dell'identità del Mediterraneo e delle capacità dei popoli del Mediterraneo di fare democrazia. È una delle proposte, chiudo, una delle proposte personali in questo caso specifico, è che dovremmo creare una specie di Parlamento del Mediterraneo a parte cittadini, non aspettare che gli stati autorizzino la creazione di assemblee parlamentari mediterranee. Anche se iniziamo 40 persone a partire da una serie di parlamentari già eletti e che loro, indipendentemente dalla loro funzione di parlamento attuale, costituiscono un Parlamento degli abitanti del Mediterraneo, credo che sia un punto di rottura forte. Se non facciamo questi punti di rottura forte, io credo che non ci sarà nessuna dinamica importante di tentativo di modificare i termini delle relazioni di potere a livello anche dei rapporti tra i cittadini del Mediterraneo. Buon lavoro e saluto di nuovo caramente Lidia e gli altri, sperando che vi associerete all'iniziativa della Convenzione dei diritti universali nel Mediterraneo, di cui ho inviato il documento, e prego Roberto e Loredana Marino se possono di distribuirlo a tutti i partecipanti, perché mi sembra un lavoro estremamente originale e importante che è stato iniziato dai cittadini stessi. Grazie.